niente mi ci vorrà a dire silenzio. A fare silenzio. Togliti le scarpe. Tutti a piedi scalzi abbiamo detto, no? A fare silenzio. Quel tanto che basta perché quelle tre tele... Due Van Gogh e un Cézanne, il giardiniere, l'Ardesiana, il Cabanon de Jourdain erano esposti nel padiglione Ampliamento Cosenza della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Un lavoro da professionisti, dicono in questura. Con ogni probabilità i rapinatori erano già all'interno del museo, confusi tra la folla. Sono entrati in azione alle 10 di sera. In tre armati, il volto coperto da passamontagna, erano scalzi. Che succede? Che succede, Flavia? Zitta, Giusy! Zitta, fa come ti dicono loro! Aiuto! Aiuto! Da Interpol Roma, priorità eccezionale a tutte le polizie europee, stop. Informiamovi che prime ore notte scorsa ladri ignoti sono penetrati in nota... Non sarà niente, non sarà... Sarà solo un rumore. Sarà solo un rumore. Appunto, no! Dicevo, un rumore, e con un altro. Ecco... Aiuto! Semplicemente, disperatamente, aiuto. In ginocchio. Sì, in ginocchio, tutte e tre. Oddio, che succede? Che succede, Flavia? Zitta, Giusy! Zitta, fa come ti dicono loro! Aiuto! Aiuto! E adesso voi che ci avete detto che cosa dobbiamo fare? Chi ci dirà cosa possiamo pensare in questa notte di quasi estate che suonava di cicala e all'improvviso... Zitta, Giusy, zitta! Si mette a fischiare di paura. La sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna è fin dal 1915 l'edificio di Cesare Bazzani, un edificio molto grande, costruito, edificato per celebrare il cinquantennale dell'Unità d'Italia. La celebrazione avvenne nel 1911. L'edificio è collocato all'interno di quell'area denominata Valle Giulia, che passò alla cronaca per i durissimi e famosi scontri nel 1968 tra polizia e studenti. Si tratta di un complesso pieno di verde, molto vasto, caratterizzato anche da una vivace altimetria. Soprattutto tutta l'area è, si può dire, sia il polo artistico per eccellenza della città. Potrebbe sembrare, detto così, un Eden, però di fatto non è così, specialmente negli orari serali. Dopo una certa ora tutta la zona assume un'area un po' inquietante, un po' poco rassicurante. E lo leggiamo anche nelle parole del preside della facoltà di architettura, il professor Palumbo, che dice: l'opera più urgente è una nuova illuminazione. Dopo le 18 la valle buia, terra di nessuno, con rischio per tutti, studenti compresi. Non dovevo uscire quel giorno, ma il cielo di Provenza, lo sai, è una sirena a cui un pittore non sa resistere. Sei mai stato a Beauregard? Su, sopra Aix? Eppure tu la Provenza la conosci bene. Quegli azzurri, quei verdi, la luce d'estate che fa esplodere i colori. Era luglio e non stavo bene. Ma cosa avrei dovuto fare? Restare a casa e lasciare quei colori lontano dai miei occhi? Lo sai, Vincent, sono un maniaco. Un maniaco discreto, riservato, austero, ma pur sempre un maniaco. La pennellata è stata il mio credo, il mio Vangelo. Dove un rosso lascia spazio ad un verde, si crea una linea che nessuno ha disegnato. E non disegnare, ma designare le forme che la natura ci suggerisce. È la magia che mi ha rapito. Ma cosa rischiavano di fatto, concretamente, nel 1998 le opere d'arte custodite dalla galleria? Beh, la sicurezza in questi casi di grandi musei, affidata e ruota attorno a tre elementi. Il primo elemento è quello più ovvio del sistema d'allarme, che esisteva, era un sistema volumetrico, che però non era collegato con la stazione dei carabinieri né con quella della Polizia di Stato. Non prevede il sistema di allarme un collegamento con polizia e carabinieri. Non solo, ma tutta l'area perimetrale esterna non era videosorvegliata.
Erano in funzione le telecamere a circuito chiuso, ma l'impianto di registrazione era in manutenzione da qualche giorno. Il secondo elemento è quello di un impianto di videosorveglianza che era dotato di ben 16 monitor, che tuttavia non potevano registrare alcuna immagine per un guasto esistente da quasi 2 mesi. Vieni presto, passiamo di qua. Terzo elemento è quello rappresentato dal corpo delle guardie, che ai tempi erano 50 nella galleria, però di fatto era insufficiente, perché pensate, la sola area espositiva posta per di più su 2 livelli costava di 27.000 metri quadri. Facendo un rapido calcolo, ciascun custode avrebbe dovuto, nella ronda di pochi minuti, custodire e sorvegliare 2.250 da solo metri quadri. Incredibile. Ma un elemento fondamentale in questo sistema di sicurezza è rappresentato dalla sala di controllo. I banditi sapevano perfettamente che quello e proprio quello, quindi la sala di controllo, era l'elemento debole del sistema di sicurezza della galleria. In tutta la mia vita io ho venduto un solo quadro, e tu pure, uno solo. E ora vengo a sapere che 3 nostri quadri sono stati addirittura rubati da un museo. Un museo, pensa, Vincent. I nostri quadri rubati, armi alla mano, in un museo. A Roma. Ah, les Italiens, caro Cézanne. Hanno tanta di quell'arte che è impossibile per loro non farne traffico. Ora però voglio riposare. Vincent, non ti interessa neanche sapere di quali quadri si tratta? No, Paul. La proprietà, il danaro, le stime nascono quando il quadro finisce e non mi riguardano. A me interessa solo l'esperienza del dipingere, il modo per esprimere la mia emozione, per comunicarla, renderla universale. Prima c'erano e poi non c'erano più. Più veloce di un'illusione ottica. Da un giorno all'altro una rapina armata ha sequestrato la malinconia del giardiniere, la sollecitudine dello sguardo di Madame Ginot, gli alberi carichi d'addio dell'ultimo Cézanne. Com'è possibile? Com'è possibile che tutto questo patrimonio artistico ed emotivo fosse esposto anche solo alla possibilità di un rischio del genere? Gli standard di sicurezza ormai sono garantiti a livello internazionale, sono stabiliti come tutti gli altri paesi. È chiaro che la protezione di un museo costa soldi, i quattrini a disposizione dei beni culturali italiani sono pochissimi, ci sono altri musei probabilmente meglio tutelati, meglio difesi. Il Kunsthistorisches di Vienna è difeso per esempio benissimo. Ci sono dei radar che indicano quando uno si avvicina troppo a un'opera d'arte, parte automaticamente un messaggio registrato come primissima reazione. Divertente che questo messaggio di solito è prima in italiano e poi nelle altre lingue. Lontana, via, via dalla stretta di questo museo, dalla morsa di questa notte. 19 maggio 1998, ore 22. La galleria viene ufficialmente chiusa al pubblico. All'interno ci sono solamente 3 custodi, 3 donne. Dopo pochi minuti, alle 22.05, scatta l'allarme. Le 3 donne che sono all'interno della sala di controllo non fanno in tempo a rendersi conto che vengono immediatamente aggredite da 3 uomini. Sono armati di pistola, vestiti di nero, con passamontagna e singolarmente scalzi. Non è facile capire il motivo, probabilmente per evitare lo scricchiolio della suola delle scarpe sul parquet. A piedi scalzi, per evitare ogni rumore, questa mattina è stata trovata anche un pezzo di una suola di scarpe, irrompono nella sala controllo. Le donne vengono fatte inginocchiare e vengono imbavagliate. Sotto la minaccia delle armi, una di esse viene costretta a disinserire il sistema d'allarme. Noi levavamo gli allarmi man mano che loro camminavano, questo qui stava vicino a noi con le pistole. Ecco, questo è un momento fondamentale, perché da questo preciso istante tutta la galleria, con tutte le opere d'arte ivi custodite, è sotto il controllo dei banditi.
Il luogo in cui sono custoditi i quadri è questo qui, l'ala Cosenza, che è esattamente dalla parte opposta della struttura della galleria. È un dedalo di possibili tragitti, di stanze intercomunicanti, un vero e proprio labirinto che i banditi dimostrano di attraversare con grande velocità e con grande speditezza, sicurezza. Prima la sala 11, poi la 13, infine la 14. Ora sono nel padiglione Cosenza ed è praticamente fatta. Considerate oltretutto che all'interno della galleria in quel momento erano aperti 5 cantieri, che c'era una vasta opera di ristrutturazione, per cui molti tragitti, molte stanze, molti percorsi erano chiusi. E i banditi dimostrano di conoscere anche questo. A questo punto staccare le tele e riportarle nella sala di controllo è davvero un gioco da ragazzi. Prendere e portare con sé la videocassetta, forse questo non sapevano, che l'impianto di videoregistrazione non era in quel momento funzionante. Restano da chiarire molti particolari. Perché le telecamere della vigilanza non erano collegate in un museo così prestigioso con la sala operativa delle forze dell'ordine. Poi non devono far altro, e in questo caso ritorniamo sulla mappa generale, che guadagnare l'uscita dall'ingresso principale. In una sola parola, dei professionisti. Ciò che mi appassiona di più, molto, molto di più di tutto il resto nel mio mestiere, è il ritratto. Il ritratto moderno. Io lo perseguo mediante il colore e non sono certo il solo a cercarlo per questa strada. Vorrei, vedi, sono lungi dal dire di poter fare tutto questo, ma infine vi aspiro. Vorrei fare dei ritratti che di qui a un secolo, alle genti future, possano sembrare come delle apparizioni. Perciò non cerco di ottenerlo con la rassomiglianza fotografica, ma invece tramite le nostre espressioni appassionate, usando come mezzo di espressione e di esaltazione del carattere la scienza e il gusto moderni del colore. Ci hanno subito imbavagliato, legato mani, piedi e fatti inginocchiare. Noi alle 11:05 così ci hanno chiuso dentro al bagno e sono andati via. Che noi di solito telefoniamo alla vigilanza interna perché loro chiudano l'allarme, mettono gli allarmi anche al reparto ristorante. Non ci davano risposta e dunque siamo andati al portone centrale per controllare. Il portone era aperto e abbiamo subito capito che era successo qualche cosa. Io e il maître eravamo e abbiamo chiamato la polizia e sono arrivati su. A che ora ve ne siete accorti? Ma all'incirca era verso, quando noi chiudiamo, verso 00:40, l'una. Quella notte fui buttato giù dal letto da una telefonata del mio generale. Alle 3 del mattino, con una squadra di miei collaboratori, ero già sulla scalinata della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Arrivò subito anche il ministro Veltroni. All'epoca era anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il fatto era molto grave. Per la prima volta nella storia italiana si era verificata una rapina a mano armata in uno dei musei più prestigiosi d'Italia ed erano stati portate via opere eccezionali. Gli unici due Van Gogh presenti in collezioni pubbliche italiane e un'opera prestigiosa di Cézanne, il Gabanon de Jourdain. Esiste il disegno nel contorno di una mela? Esiste quella parte di realtà in cui la mela smette di essere mela e diventa aria, ad esempio. Ma è fisica. Mentre il disegno è concetto. Il colore forse è la sintesi tra concetto e fisica, tra occhio e mente. E la sintesi è equilibrio. E l'equilibrio è felicità. Certo, una rapina a mano armata dentro un museo pubblico. Chissà che shock per tutti. E per la soprintendente poi? All'epoca era la dottoressa Pinto. Beh, mi sono precipitata, ho provveduto, come si fa in questi casi, ad avvertire un numero speciale
al quale rispondono Palazzo Chigi, la prefettura, la questura ed altro, e subito dopo ho dovuto svegliare a mia volta il ministro pro tempore Walter Veltroni. Sì, gli allarmi suonavano troppo, non suonavano quando dovevano, e la ditta che doveva assicurare la manutenzione non dava l'affidabilità necessaria. È responsabile in toto della gestione, perché il patrimonio dello Stato gli viene affidato per delega diretta del ministro e quindi ha una responsabilità molto forte. Dal sopralluogo, dai primi accertamenti, dagli interrogatori fatti a caldo delle donne della vigilanza, ci rendemmo subito conto che le tre donne, seppur imbavagliate, chiuse nei servizi igienici, minacciate con le armi, in effetti alla fine dei conti erano state trattate forse troppo bene. E questo ci diede la spinta ad indagare su un possibile bassista interno alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il colpevole è tra noi. Lo dicono. Lo sento. Le facce. Aiuto. Voglio difendermi dalle facce, che sono sempre stati il mio tutti i giorni. I volti, i movimenti e i sorrisi e gli umori di chi lavora con me. E adesso sono possibilità terribili, e il quotidiano e il familiare esplodono e diventano tracce, indizi, sospetti, misteri. Diventano interrogatorio, interrogativo. E se scoprono che colpevole sono io? Le indagini ci portano a focalizzare l'attenzione su un personaggio. È Stefania Viglongo, all'epoca vice responsabile della sicurezza del museo. È sposata con Claudio Trevisan, idraulico o elettricista incensurato, ma Claudio Trevisan ha delle frequentazioni particolari. In quel periodo gira sempre con un certo Eneo Ximenes, grosso pluripregiudicato, uscito da un carcere belga da pochi giorni a Roma, da circa 20 giorni era a Roma. È un grosso rapinatore con un passato criminale di tutto rispetto. E la cosa ci insospettisce e cominciamo a cercare di capire meglio la figura di Eneo Ximenes. Ladri dunque, più abituati ad andare per banche che per musei. Claudio Trevisan, padre di famiglia, elettricista, un tipo che alla gente non è mai piaciuto, che aveva aperto una sala giochi inspiegabilmente chiusa dopo pochi mesi. Eneo Ximenes, un sardo, appena uscito dal carcere belga, ma entrambi, come il resto della banda, alle prime armi. Chi c'è dietro di loro? E se si trattasse del furto politico di qualche falange armata? Se c'entrasse invece la mafia? Ci troviamo di fronte al furto della statuetta che accade in tutti i musei del mondo. Qui siamo di fronte ad un'altra cosa, ad un salto di qualità, ad una dimensione nuova, ad una dimensione di criminalità vera e propria applicata al patrimonio culturale. L'attenzione investigativa sullo Ximenes sarà determinante per la condotta delle indagini. Lo monitoriamo a 360 gradi. Lo controlliamo ogni suo movimento, ogni sua relazione. Partiamo con una serie di attività tecniche, di intercettazioni che arriveranno verso la fine delle indagini a toccare il numero di 31 utenze sotto controllo, tra cellulari e fissi, di persone collegate allo Ximenes, e quindi questa attività che si allarga a macchia d'olio. Una svolta importante avviene quando, dopo essere riusciti a mettere una microspia nella macchina dello Ximenes,
Durante un viaggio tra Roma e Torino, appunto effettuato dall'Oximenes insieme al Claudio Trevisan, ci raccontano in diretta tutte le fasi della rapina che erano proprio quelle che noi avevamo ricostruito durante le nostre indagini. Preoccupato? Perché Befagna? L'importante è che... Chi vuole colpire il potere ufficiale, lo Stato, non colpisce più solo cittadini innocenti, ma colpisce anche l'arte, che è presumibilmente sempre innocente. Le nostre statue, i nostri musei, le nostre chiese li fa saltare in aria in mille pezzi. Dietro la committenza di questi furti ci può essere l'arroganza, come nel caso del furto eseguito dalla mafia in Palermo, del capolavoro La Natività di Caravaggio. La mafia voleva dare la prova di essere più forte dello Stato. Ci può essere l'intento politico, ci può essere l'intento persecutorio e ci può essere anche, non è da escludere, il desiderio di godere di un'opera d'arte da solo e non mischiato alle folle domenicali. Il problema che uno si può porre è se vale o no la pena di continuare a occuparsi del patrimonio culturale, del patrimonio artistico, in un momento in cui è fatto oggetto di tante selvagge aggressioni, in cui si va perdendo anche la cultura giuridica, istituzionale, civile che lo ha protetto per tanti secoli. Io credo che proprio perché esistono queste aggressioni occorre invece serrare le fila, occorre invece lavorare ancora di più per la conservazione, occorre lavorare perché sempre così è stato. Sempre in ogni secolo possiamo registrare qualcosa che si è perso e qualcosa che non si è perso perché qualcuno lo ha difeso. Certo, se chi lavora per la distruzione opera liberamente e chi lavora per la conservazione sta zitto e si scoraggia, allora veramente perderemo tutto. Di noi, Vincent, hanno detto che abbiamo schiuso le porte alla pittura del futuro. E forse è vero. Ma se così è, so che siamo riusciti a farlo perché non avevamo altra intenzione che quella di appagare la felicità di dipingere sempre cose nuove e inseguire l'estro, ovunque ci portasse. La ricerca, Vincent, è stata la nostra insaziabile amante, la nostra regola, la nostra felicità. Ormai l'intera banda era monitorata. Conoscevamo tutto, sapevamo chi aveva fatto il colpo, come era stato realizzato, quali erano stati i ruoli dei vari personaggi. Ci mancava però una cosa importante, non conoscevamo il nascondiglio dei quadri. Quindi a questo punto l'indagine prende un taglio particolare, cominciamo a trattare i quadri come se ci trovassimo di fronte a un sequestro di persona. Non potevamo intervenire, non potevamo arrestarli perché dovevamo arrivare al nascondiglio dei quadri. In quel momento era importante per noi il recupero delle opere d'arte. Se queste opere fossero state liberamente vendibili sul mercato internazionale, avevano un valore grosso modo di un centinaio di miliardi di vecchie lire, ossia 50 milioni di euro attuali. Quello che potevano ricavare i ladri, io riterrei la centesima parte del loro valore di mercato. Nel frattempo ascoltavamo tutto e seguivamo le mosse di ogni elemento della banda. A questo punto comincia una sorta di trattativa. Ci rendiamo conto che il colpo forse era stato commissionato da qualcuno che dopo il clamore suscitato dal colpo stesso, da quello che avevano detto i giornali, si era tirato indietro, per cui i banditi erano alla disperata ricerca di un compratore, di un qualcuno a cui vendere i quadri. E purtroppo esistono in questo senso non soltanto delle organizzazioni criminali che rubano con lo scopo di guadagnarci, con ciò depauperando il nostro patrimonio artistico,
ma esistono purtroppo anche delle operazioni di lobbying che cercano di proteggere queste operazioni, queste organizzazioni che vogliono vendere. Quindi occorre moltissima vigilanza. Alla fine riusciremo, dopo aver scoperto il nascondiglio di due dei tre quadri, impiegando circa 300 uomini, che ci portò la notte del 6 luglio al recupero, durante la notte stessa, del giardiniere e del Cézanne, il Gabanon de Jourdan, e dopo qualche ora, nel corso della tarda mattinata, al recupero del terzo quadro nascosto ancora a Torino. Quando esattamente 48 giorni fa, la mattina, in una conferenza stampa qui, dicemmo che non si trattava del solito furto in un museo, ma si trattava di un'organizzazione criminale, abbiamo avuto ragione, perché non solo la ricostruzione degli eventi, ma anche il materiale che è stato sequestrato, pistole e armamentari vari, testimonia di una struttura ben organizzata. Alle 6:30 ero alla caffetteria di Piazza di Pietra per consumare una colazione speciale. Era la colazione offertami dal ministro mentre gli raccontavo le fasi finali dell'operazione. I quadri di Van Gogh e Cézanne, recuperati alle prime ore dell'alba, sono in ottimo stato, per fortuna, e torneranno già domani nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Secondo una leggenda molto divulgata nel 600, Cardillac, che era il più grande gioielliere dei suoi tempi, rubava le opere da lui stesso eseguite per poterne godere sottraendole agli acquirenti.